Ottawa, capitale del Canada. Prima tappa del viaggio in America della regina Elisabetta e del consorte principe Filippo. La temperatura rigida non vale a smorzare il calore delle acclamazioni della gran folla, convenuta all'aeroporto per dimostrare la leale fedeltà del paese nei confronti di colei che personifica l'unione del Commonwealth. Dopo aver passato in rivista il rituale picchetto d'onore, i sovrani si dirigono verso la loro residenza. Durante il suo soggiorno nel Canada, Elisabetta interverrà all'apertura del Parlamento, che mai nel passato era stato inaugurato da un sovrano britannico. A Catania, l'onorevole Francesco Costarelli fa il consuntivo dei primi 10 anni di attività dell'ente siciliano di elettricità da lui presieduto. Prendono quindi la parola il sottosegretario ai lavori pubblici Guerrieri e il presidente della regione siciliana, onorevole La Loggia. Ma la migliore maniera di celebrare la giornata è quella di visitarle, queste opere che segnano le tappe di un più che soddisfacente cammino. Alla memoria di Giovanni Selvaggi, che si adoperò affinché l'ente nascesse, è intitolata la centrale di Radicone. La diga di Ancipa, che si eleva sulle fondazioni per 110 metri, è la più alta del mondo. Un doveroso omaggio allo scomparso ingegnere Ugo Sartori, che tutte le sue energie dedicò alla rinascita siciliana. In questa rinascita, l'elettricità ha buona parte. Non v'è industrializzazione né progresso sociale ed economico senza un'abbondante disponibilità di tale essenziale fonte di energia. Perciò non ci si ferma sulle posizioni raggiunte. La diga di Pozzillo significherà per la Sicilia un nuovo passo avanti verso un sempre maggiore benessere. Anche i più modesti corsi d'acqua sono stati razionalmente sfruttati, come l'Anapo, che alimenta l'omonima centrale. Dovunque si lavora intensamente. I modernissimi impianti, come quelli della centrale di Radicone, impongono forti investimenti di capitale. Ce lo confermano le cifre. In 10 anni di attività, l'ente idroelettrico siciliano ha speso per l'esecuzione delle varie opere ben 36 miliardi. Una grossa cifra che ha decisamente contribuito a portare la produzione di energia elettrica siciliana da 200 milioni di kilowattore del 1939 agli 879 milioni del 1956. Dati che indubbiamente inducono all'ottimismo, ma devono anche spronare a proseguire con fermezza sulla buona strada. È quel che si fa in Sicilia. E le centrali elettriche, le dighe, i bacini, che con la loro acqua significano anche fecondità per decine di migliaia di ettari di terra, sono pur esse un segno concreto della generosa ansia di civile progredire che anima il popolo siciliano. A Roma, uomini di tutte le razze uniti da una fede comune per il Congresso Mondiale dell'Apostolato Laico. Dopo un cordiale benvenuto rivolto ai congressisti dall'avvocato Vittorino Veronese, prende la parola il cardinale Pizzardo, che chiarisce i motivi fondamentali per cui i laici hanno il dovere di dedicarsi all'apostolato. Tiene quindi il suo discorso il signor José Amicia, presidente dell'Azione Cattolica della Costa d'Avorio. Nel corso dei lavori hanno anche parlato il cardinale Siri e il professor Gedda, il quale ha affermato che il cristiano nasce spiritualmente a Roma, dove è custodita la fonte della sua vita soprannaturale. Roma è quindi per tutti i cattolici, in ogni caso, la seconda patria. Gran folla sui balconi dei palazzi che circondano l'aeroporto di Beirut per assistere all'arrivo del sovrano Ibn Saud. Il primo a porgergli il benvenuto è il presidente della Repubblica Libanese Shanun. Il re d'Arabia avrà una serie di colloqui con i responsabili della politica libanese per cercare di varare un piano che permetta di smussare gli angoli più acuti dell'attuale grave tensione tra la Siria e la Turchia. Da troppo tempo, da Algeri solo cronaca nera. 3 case sono andate distrutte da un'esplosione provocata involontariamente da un reparto francese, in normale perlustrazione in quel groviglio di diuzze che è la Casbah, rifugio ideale per i terroristi. In uno scantinato i soldati trovarono alcune casse. Mentre le rimuovevano, una cadde. Era piena di bombe. Un boato assordante. La morte per 12 arabi che abitavano nell'edificio. Per un caso singolare, nessun soldato ha perso la vita. Tra i morti, Ben Amir e Ali Amar, 2 noti esponenti della guerriglia algerina. Sono venute niente meno che la regina Giuliana d'Olanda e la principessa Marieke ad assistere alle esibizioni dei migliori cani poliziotti di Amsterdam. Di fronte a sì eccezionali spettatrici, è naturale che questi severi tutori della legalità ce la mettano tutta. Chi ha la coscienza pulita non cerca di allontanarsi scavalcando muretti. Se lo fa, peggio per lui, ed ecco le laceranti conseguenze. Se c'è un cane poliziotto in giro, non molestate le vecchiette, anche se nella fattispecie si tratta di un agente gentilmente prestatosi per l'occasione.